Casi di cronaca nera, femminicidi, episodi sempre più presenti nelle pagine dei nostri quotidiani che sconvolgono l'opinione pubblica. A questa triste realtà risponde Corecom con il protocollo d'intesa Donne e Media firmato dal Consiglio regionale e dall'Assessorato alle Pari Opportunità. Promuovere nei mezzi di comunicazione di massa un'immagine equilibrata della donna senza disparità di genere spetta con la realizzazione del dolore e l'obiettivo della sottoscrizione rivolta agli operatori del settore della comunicazione del giornalismo. E noi vogliamo e dobbiamo fare a supporto della Regione e del Consiglio regionale un'attività di promozione, di sviluppo dell'emittenza locale nella direzione della qualità dei contenuti e dei servizi, verso la tutela dei diritti delle donne, la rappresentazione di genere equilibrata e eviti appunto quello che lei chiamava giustamente la spettacolarizzazione. All'interno della Regione Lazio intervengono le principali università romane, le associazioni e i sindacati, tutti firmatari dell'accordo. Coloro cioè che intervengono nella formazione dei futuri giornalisti che saranno chiamati ad informare il cittadino in maniera corretta e trasparente. In prima linea il presidente dell'Ordine Paola Spadari, grande l'entusiasmo da parte dell'amministrazione regionale che ammette la necessità di sensibilizzare su questo argomento, a volte preso troppo sotto gamba. Fare un'azione di sensibilizzazione per cercare di evitare che ancora gli eventi che colpiscono le donne e in generale il corpo delle donne possono essere utilizzati per fare notizie spettacolari. Il protocollo avrà una durata sperimentale di 2 anni al termine dei quali saranno valutati i risultati ottenuti affinché storie come quella di Sara Di Pietrantonio, recentemente scomparsa a Roma e tante altre ancora, vengano trattate sempre con un occhio di riguardo per lo spettatore e per le famiglie innocenti, vittime a volte di un teatrino mediatico che non ha nulla a che vedere con il vero giornalismo.